Ciao a tutti, come sedurre energeticamente chi ti interessa? Allora, noi siamo fatti di energia. L'essere umano si percepisce, come ho detto in altri video, si percepisce in modo solido, ma in realtà, saluto anche Massimo Torella che si è collegato, ma in realtà non siamo solidi come crediamo di essere, siamo energia, quindi siamo fluidi. Siamo dei campi magnetici fondamentalmente e possiamo, e quindi il tipo di comunicazione che noi abbiamo non è soltanto la comunicazione verbale e non verbale, perché è ovvio che c'è una comunicazione. La comunicazione verbale è, potremmo dire, delle comunicazioni, diciamo, coscienti, rappresenta circa il 10% più o meno. Mentre tutto il grosso della comunicazione avviene a livello non verbale, paraverbale, quindi il tono di voce, la gestualità, i comportamenti, e costituiscono l'altra parte. Però c'è un altro tipo di comunicazione, potremmo dire una comunicazione magica, tra virgolette, nel senso che non avviene attraverso un comportamento, ma avviene attraverso l'espressione di un'intenzione molto forte, che è una comunicazione energetica. Mi scrivono, ecco, giusto, volevo dire, in privato su Facebook non riesco comunque a rispondere alle domande. Chi volesse fare domande le faccia sul canale YouTube. Adesso ho visto le faccio sul canale YouTube nei commenti ai video, perché in altro modo non riesco a seguire. Quindi, se noi riusciamo a gestire quest'altra forma di comunicazione, che è una comunicazione, potremmo dire, energetica, nel senso che non si manifesta attraverso, diciamo, una comunicazione naturale, cioè nel senso una comunicazione verbale oppure attraverso la gestualità, ma si manifesta attraverso l'espressione di un'intenzione, cioè potremmo dire che la nostra interiorità, la nostra frequenza che viene fuori, e nel momento in cui viene fuori, attrae situazioni conformi a quella frequenza. Quindi sintonizzarsi sulla frequenza della persona che ci interessa, ma soprattutto sulla frequenza del risultato che vogliamo ottenere, ha un forte impatto sull'altra persona. Sono quelle persone che riescono a sedurre naturalmente, ma tu non sai perché, perché è una comunicazione, una manifestazione che avviene in modo sottile. E potremmo dire in modo telepatico. La telepatia, tra virgolette, esiste. Ed è una facoltà che l'essere umano ha, e che si manifesta normalmente. Quando tu incontri una persona e senti una forte attrazione per questa persona, ma non sai perché, di fatto non sta neanche comunicando, a livello non verbale. Uno dice, magari c'è qualche comunicazione non verbale. No, c'è proprio una manifestazione di intenzione. Attraverso i campi energetici dell'essere umano, noi che sono l'aura praticamente, non Laura, l'aura, L'apostrofo aura, riusciamo a, diciamo, a comunicare, e riusciamo a coinvolgere l'altra persona. È quella che viene definita da alcuni la magia mentale, ma in realtà di magia non si tratta. Esatto, Laura è mia zia, L'apostrofo aura. Riusciamo a comunicare a livello mentale con un'altra persona senza manifestazioni che hanno bisogno, che necessitano, diciamo così, di un supporto psicobiologico. E come si fa a mettere in atto questo tipo di comunicazione energetica, che potremmo dire è una comunicazione empatica, ma a un livello più profondo? Bene, intanto dobbiamo imparare, diciamo così, ad avere la sensibilità di ciò che emaniamo, perché noi siamo un campo elettromagnetico di fatto, abbiamo degli elettroni superficiali che emettono comunque dei campi, quasi come se fossimo un telefonino, solo dei campi di energia biologica, quindi emettiamo delle onde elettromagnetiche e anche altri tipi di onde. I nostri pensieri non si esauriscono nel pensiero stesso, ma lo stesso pensiero è un'onda elettromagnetica che ha frequenze diverse, che possono variare, diciamo, sempre dallo stato mentale
in cui viene emesso quel pensiero. Quindi esistono onde delta, onde alfa, onde teta. Quindi è il modo migliore per sfruttare, diciamo così, l'entanglement, creare un entanglement con una persona che ci interessa. L'entanglement è un contatto significativo, quello che viene studiato dalla fisica quantistica, cioè entrare in contatto significativo con una persona significa, come dire, che ogni modificazione che noi faremo dei nostri pensieri agirà automaticamente sui pensieri di quella persona. È come se, diciamo, tutto ciò che noi manifestiamo anche a livello fisico si è prima manifestato a livello energetico. Cioè, nel momento in cui noi proviamo l'attrazione per una persona, questa attrazione ha un riscontro energetico. Nel momento in cui noi manifestiamo una malattia, questa malattia ha un riscontro energetico. Cioè, la malattia si forma prima nel campo, potremmo dire, astrale, nel campo energetico della persona, poi successivamente su un piano fisico. Lo stesso vale per l'attrazione. Noi proviamo attrazione o generiamo attrazione prima nel campo energetico della persona e successivamente questa attrazione, quindi questo coinvolgimento, si manifesta su un piano fisico, su un piano comportamentale, su un piano comunicativo a livello verbale e a livello non verbale. Quindi agire su un piano energetico significa agire sull'origine, agire in modo sottile. E come possiamo fare? Bene, dobbiamo sfruttare intanto una capacità che ha l'essere umano, che dovrebbe comunque allenare, perché il modo migliore per veicolare l'intenzione dei nostri pensieri sono le immagini mentali, le immagini della mente. Quindi dobbiamo avere la capacità di creare delle immagini. Creare un'immagine non vuol dire fare un disegno e avere un'immagine precisa, vuol dire creare un'intenzione, cioè se io penso al colore giallo, nel momento in cui penso al colore giallo, vedo proprio di avere un flash del giallo. È quel flash lì che è l'immagine mentale forte. Se io penso a una persona, non devo focalizzarmi sul dettaglio, cioè. Quando parlo di immagine mentale non si tratta di creare un dettaglio, io voglio pensare, che ne so, a una persona e nel momento in cui penso a quella persona mi viene un flash, ma mi viene un flash completo di quella persona, non vado ad analizzare i dettagli, che poi è ciò che facciamo quando noi guardiamo. Quando guardiamo una persona non è che ci mettiamo, certo, non ci sfugge nessun dettaglio, ma non ci mettiamo a metacommentare i dettagli, questa ha il naso fatto in questo modo, è un flash. Chi cerca di commentare i dettagli o di visualizzare un dettaglio alla volta è perché è una persona che comunica prevalentemente in modo uditivo e quindi cerca di trasferire su un piano uditivo ciò che avviene invece a livello visivo. Quindi l'immagine è sempre un tutt'uno, è una forma. Quindi provate a fare questo esercizio, pensate a una persona, intensamente una persona, e chiudete gli occhi e lasciate che si sviluppi l'immagine di quella persona. Ripeto, non è importante andare a vedere i dettagli, è importante avere un flash, sapere che è quella persona. Un flash proprio a livello immaginativo. Quindi ognuno poi ci si può allenare, certo, posso guardare una sedia, chiudere gli occhi, cercare di immaginare la sedia dettaglio per dettaglio, ma è molto più facile chiudere gli occhi e avere il flash completo della sedia, quella particolare sedia. Quindi provate a fare questo esercizio, guardate un oggetto, una sedia, un tavolo, quel cavolo che volete, e chiudete gli occhi e richiamate l'immagine di quel tavolo. L'importante è che questa immagine sia vivida. Il secondo passaggio, diciamo, che va fatto è quello di riuscire a caricare, diciamo così, questa immagine di un'emozione. Quindi è ovvio che se l'immagine del tavolo difficilmente mi evocherà emozioni, a meno che quel tavolo lì non abbia fatto delle situazioni, delle cose particolari. Mi chiedono quando vengo in Sicilia, la Sicilia mi piace molto, ma non ho previsione di venuta in Sicilia.
Per cui la cosa interessante è questo, l'immagine mentale poi devo caricarla di emozione, quindi, ma nel momento in cui noi siamo interessati a una persona, l'emozione c'è sempre, ok? Qualunque sia l'emozione, perché per, diciamo, la comunicazione energetica, la seduzione energetica non serve avere, come dire, un'emozione particolare. Va benissimo anche un'emozione legata a una sofferenza. Ad esempio, supponi che tu voglia sedurre energeticamente una persona, ad esempio, che ti ha lasciato, oppure una persona che non sei riuscito o riuscita a conquistare. E quindi l'emozione che viene fuori è l'emozione della sofferenza, della frustrazione, perché non sei riuscito a conquistarla. Quindi quello che devi fare è chiudere gli occhi, avere un flash, un'immagine di questa persona, caricare di emozioni. Quindi nel momento in cui tu penserai a questa persona, devi far venire questo flash visivo, l'immagine di questa persona, e automaticamente, se ti sei allenato un po', deve venire fuori l'emozione che è collegata a questa persona. Vuol dire che deve venire fuori in modo deciso, non deve essere un penso o un'emozione. Penso, sì, certo, stavo molto male, stavo soffrendo. Non è questa l'emozione, che tu non pensi a come stavi, ma stai. Quindi se avevi pianto, ripiangerai. Se hai provato un profondo rammarico, proverai un profondo rammarico. Cioè vai a riviverti l'emozione. Quindi le fasi sono creare l'immagine, darle l'emozione ed esprimere un'intenzione. Ecco, l'intenzione cosa deve essere? Devi visualizzare l'intenzione, devi pensare a un qualcosa che tu vuoi tenere, ad esempio riconquistare quella persona fondamentalmente, ok? E devi immaginare questa intenzione in... normalmente, diciamo, si può agire proprio come immaginare questa intenzione come un raggio di luce, di energia, che in qualche modo collega te all'altra persona. Ecco, quindi qua poi dipende dal tipo di collegamento che vuoi fare. Se una persona con la quale vuoi avere un'attrazione di natura sessuale, è importante che questo raggio di energia vada più o meno all'altezza dei tuoi genitali e i suoi genitali. Questo è il secondo chakra. Se vuoi creare un legame affettivo, prevalentemente affettivo, deve provenire dal centro del petto, andare nel centro del suo petto. Può anche essere un'energia mista, cioè nel senso che dai genitali va al cuore o dal cuore va ai genitali, viceversa. Quello dove va è quello che vuoi ottenere, quello che tu eroghi e ciò che dai, ok? Quindi è ovvio che i livelli possono essere gli stessi, può essere una connessione di tipo prevalentemente mentale, quindi è utile fare partire dal sesto chakra, andare al sesto chakra. Può essere una connessione spirituale e diciamo partire dal settimo chakra, quindi dalla sommità del capo all'altra sommità del capo. Quindi è ovvio che l'intenzione deve essere forte, perché l'intenzione è, come dire, ciò che indirizza l'energia dell'emozione che tu hai prodotto. E per sapere appunto dove canalizziamo questa energia, è importante crearsi l'immagine mentale. Ecco, questa forma di comunicazione è evidente che diventa molto più forte se tu riesci a metterla in atto con la persona davanti a te. E questo richiede alcune abilità. La prima abilità è quella di essere apparentemente sveglio, perché poi, come detto prima, è importante lo stato di coscienza in cui viene messa questa intenzione e viene effettuata questa visualizzazione. Quindi più vai in profondità, più l'energia è forte, potente, fluisce molto. Devi arrivare a onde alfa, onde teta, quindi una sorta di autoipnosi fondamentalmente prima di emettere il tutto.
È ovvio che se uno si allena lo fa rapidamente, cioè all'istante di coscienza si accede molto rapidamente. Una volta che tu hai costruito lo stato di coscienza, ad esempio in autoipnosi, una volta che ti sei allenato a sperimentare questo stato di coscienza usando tutte le tecniche canoniche, tradizionali che richiedono tempo, dopodiché arriva automaticamente. Devi imparare a creare un ancoraggio per attivare questo stato di coscienza molto rapidamente quando hai davanti la persona che ti interessa, perché se hai davanti la persona che ti interessa vuol dire che a livello energetico o davanti o vicino entri nel suo campo energetico, quindi vai subito direttamente a comunque a creare un'empatia, un po' come dire, se devo mandare una comunicazione è molto meglio se c'è una vicinanza, quindi se è possibile questo, altrimenti funziona anche a distanza, funziona anche al di là dello spazio, al di là del tempo, il coinvolgimento che si può produrre non è vincolato alla distanza, certo è che se c'è una distanza più o meno ravvicinata si crea proprio un'interfaccia, una sovrapposizione di campi energetici, quindi come dire, il tragitto è già segnato, nel senso che è quasi impossibile deviare, perché la persona vicina crea l'immagine mentale di quella persona, la colori, diciamo, gli dai l'energia, la benzina, degli stati emotivi che ti vuoi vivere questa persona, esprimi il desiderio immaginando appunto il raggio che collega un chakra all'altro, insomma, e il colore dei chakra, io utilizzo quelli della trasmissione tibetana, quindi il verde per il chakra sessuale, diciamo così, poi il chakra dell'ombelico giallo, il blu al chakra del cuore, il rosso al chakra della gola e il bianco al chakra del capo. Poi si possono utilizzare anche, volendo, il terzo occhio, che è un colore violetto che è legato soprattutto ha una parte emozionale, diciamo un collegamento emozionale. Questa seduzione energetica che prende spunto, diciamo, dalla magia, tra virgolette, magia come ho spiegato in altri video, capacità di utilizzare elementi già presenti in natura per trasformarli in qualcos'altro, quindi magia in questa eccezione, perché non è un fatto spiegabile, eppure è un fatto che funziona molto. E se si crea questo entanglement, questo collegamento, quindi l'abilità del seduttore, tra virgolette, energetico, quella di creare il collegamento, allora avviene una seduzione in modo molto rapido e profondo, cioè nel senso che poi basta poco, fare poco affinché ci sia un forte coinvolgimento da parte dell'altra persona. Bene. Per questo video è tutto, vediamo se ci ribecchiamo stasera. Comunque stasera farò un'intervista su Radio Colors, che è una radio web, chi fosse interessato o interessata, no, dalle 9:20 alle 10:30 più o meno mi trovo lì, insomma. E un saluto a tutti, iscrivetevi al canale perché ci saranno delle istruzioni di coaching emozionale con me, quindi iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!